I professionisti del domani imparano ad eliminare gli ostacoli di oggi. Avviati in due scuole della provincia di Bolzano percorsi di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche e sensoriali. Sociale Oggi, la trasmissione della ripartizione politiche sociali della provincia di Bolzano, vi porta a scoprire i progetti realizzati pensando ad un mondo migliore. Una sedia a rotelle, ma anche il buio della cecità, oppure il silenzio di chi non può sentire. Sono purtroppo tante le salite imposte dalla vita, e se su queste salite si incontrano degli ostacoli, tutto diventa ancora più difficile, se non impossibile. I ragazzi che vedete sono gli alunni di due scuole coinvolte in un progetto di sensibilizzazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'ambito della campagna triennale a livello provinciale, Che piacere senza barriere, meno barriere, più qualità di vita, su sollecitazione dell'ufficio persone con disabilità è stato avviato il percorso che ha coinvolto gli studenti di due classi degli istituti tecnici per le costruzioni in lingua italiana e in lingua tedesca, con l'obiettivo di far nascere una coscienza più attenta nelle menti di coloro che in futuro progetteranno edifici, infrastrutture, arredamenti. Possono imparare a progettare pensando a una, diciamo, un edificio senza barriere, una città senza barriere. Noi facciamo, sì, lavoriamo nell'ambiente, lavoriamo nel territorio, però sicuramente il fatto di poter garantire a tutte le persone un uguale accesso a tutti gli spazi costruiti dall'uomo, gli spazi antropici, questo mi sembra una cosa di grande valore. I ragazzi fin da subito hanno risposto con entusiasmo all'idea di questo nuovo progetto. L'intento è quello di rendere consapevoli gli alunni di oggi e tecnici del domani su quanto sia importante tenere presente che non si deve solo pensare al bello in senso stretto, ma quanto sia invece fondamentale progettare, anche con la massima attenzione, a tutte le forme di disabilità per rendere la vita di tutti più facile. Costruire senza barriere è molto importante. I ragazzi nelle quarte classi sono impegnati a fare un primo progetto complesso e ovviamente le barriere architettoniche da noi, ma dappertutto, fanno una parte importantissima come concetto progettuale. E si vedono i risultati e si capisce che con pochi passi, insomma, si riesce a migliorare una situazione per tutti alla fin fine, che non è soltanto un problema che riguarda pochi, ma tutti noi. Diamo allora spazio a loro, i veri protagonisti. Con quale spirito hanno affrontato questa nuova sfida? Cosa hanno imparato? Com'è cambiato il loro modo di vedere il mondo che li circonda? Ho imparato appunto come i non vedenti hanno difficoltà a vedere le costruzioni, le piante delle costruzioni e anche le loro scritture, perciò il Braille. E con dei miei compagni di classe e anche l'altra classe insieme, abbiamo avuto l'idea di costruire la nostra scuola, ogni piano un modello. Inizialmente però ci sono state delle difficoltà, però col tempo siamo tutti migliorati e ci siamo riusciti a fare dei bellissimi modellini dal mio punto di vista personale. Con questo progetto ho imparato che l'altezza dei gradini non può superare i 17 cm e che la pendenza di una rampa non può essere di più di 8%. A casa porterò sicuramente conoscenza e magari un giorno troveremo una soluzione su come risolvere questi loro problemi per facilitargli la vita. Adesso sono diventato molto sensibile quando vado in giro e poi vedo magari dei gradini, perché poi penso che qua, per esempio, qualcuno con la sedia a rotelle non potrebbe passarci. Quando io farò in futuro il geometra, penserò sempre di più a persone con più difficoltà, che purtroppo vengono spesso poco considerate, e allora anche un semplice gradino diventa un ostacolo difficile da superare. Questi dettagli che per alcune persone sono fondamentali. La formazione dei ragazzi delle due scuole che hanno preso parte al percorso di sensibilizzazione non si è limitata alle classiche ore di lezione in aula. Gli alunni hanno potuto toccare con mano le difficoltà di chi ogni giorno combatte contro le barriere, qualunque esse siano.
I ragazzi sono stati sensibilizzati attraverso l'incontro diretto con persone che hanno disabilità, in questo caso con le persone non vedenti. Quindi la risposta è stata sicuramente positiva, sono rimasti molto colpiti dall'esperienza di queste persone e quindi quando hanno poi realizzato il progetto da un punto di vista proprio tecnico, avevano in mente sicuramente gli incontri fatti. La consapevolezza dei ragazzi non si è fermata solo a concetti generici, ma ha stimolato la ricerca di soluzioni che troveranno applicazione nel lavoro futuro di progettisti e tecnici. Di solito non ci accorgiamo di molti ostacoli, di molte difficoltà che un non vedente o un ipovedente incontra durante la giornata. La soluzione per noi tecnici è quella di immedesimarci in queste persone, non vedenti, ipovedenti o disabili, e cercare di rendere al meglio la loro vita quotidiana. Con questo progetto siamo riusciti ad imparare quanto sono importanti certe cose, per esempio che delle maniglie devono essere montate su una certa altezza per essere raggiungibili da ognuno. Prima di partecipare a questo progetto non sapevo neanche che esistono delle barriere architettoniche, però col tempo, per esempio, mi sono accorto che esistono tante persone che non riescono ad entrare nella propria casa liberamente. Soddisfazione da parte dei vertici del Dipartimento, della ripartizione, dell'Ufficio Persone con Disabilità e ovviamente dell'Assessorato alle Politiche Sociali per l'ottimo risultato raggiunto anche nelle scuole grazie alla campagna di sensibilizzazione che per 3 anni ha interessato una vasta gamma di ambiti toccando numerose località della provincia di Bolzano. Campagna partita dalla stazione del capoluogo e proseguita con convegni indirizzati ai professionisti per concludersi con esempi pratici nelle scuole ad indirizzo tecnico per le costruzioni sia di lingua italiana che tedesca. È importante perché sono loro che hanno da pensare sempre a quelle situazioni dove una barriera può essere un problema per le persone anziane, per le persone con handicap, per tutte le persone che hanno qualche difficoltà. Siamo in chiusura del nostro approfondimento dedicato alle politiche sociali in provincia di Bolzano. Tutte le informazioni sulle iniziative contro le barriere architettoniche e sensoriali sul territorio alto atesino sono a vostra disposizione sul sito internet dedicato.